Nel buio della notte una stella splenderà, nel cuore di un bambino un desiderio nascerà. Piccolo Nicolas, questa notte è magica, Babbo Natale la sua casa ti aprirà. Tutti i suoi segreti presto lui ti insegnerà, porterai regali, auguri di felicità. Impara presto Nicolas, ancora Rufus Stoo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 o
posso, è il destino di noi ren. Non ci ha mai permesso di divertirci durante le ore di lavoro. Andiamo, solo un attimo di distrazione. Oh no! La festa è finita. Penso che mi abbiano visto. Waldorf, va tutto bene? Oh, ho paura di essermi distorto una zampa. Guarda qui, proprio sopra lo zoccolo. Meglio che ti aiuti a tornare a casa. Che peccato però, proprio adesso che cominciavamo a divertirci. Ragazzi, il pranzo è pronto! Finiremo di scaricare quelle scatole più tardi, d'accordo? Questo pollo alle castagne con contorno di patate arrosto è delizioso! Io ho già mangiato abbastanza per oggi, ma vedo che ne è avanzato ancora molto, vero? Cosa? Ma non hai assaggiato neanche un boccone, Nicolas! Prendine ancora! Oh no, Babbo Natale! Non puoi forzarlo se non ha più fame! E poi può darsi anche che non gli piaccia. Non puoi sapere se una cosa ti piace se prima non l'assaggi. Sono sicuro che questo pollo è veramente squisito, ma purtroppo non riesco a far entrare più niente nello stomaco, soprattutto pensando a quello che abbiamo in programma di fare questo pomeriggio. Oh, è solo questione di abitudine e ti ci abituerai poco alla volta. Non puoi diventare Babbo Natale in 24 ore. Ho l'impressione che si è ingrassato un po' troppo. D'altronde è successo anche ai suoi predecessori. Vuol dire che anch'io diventerò così da grande? Per sopravvivere al gelo del Polo Nord esiste un'unica soluzione: cibi molto grassi. Già, temo che abbia ragione, signorina Gioia Amore. Oh, sono in ritardo. Forza, Nicolas! Coraggio! Ci sei quasi! Hai visto Babbo Natale? Questa volta ce l'ho fatta! Sono... Babbo Natale! Come va la zampa, Waldorf? Non dobbiamo farlo sapere a nessuno, Nicolas. Babbo Natale verrà qui tra poco per decidere quale di noi renne avrà il grande onore di trainare la sua slitta. Non capisco, e allora? Vedi, lui non sceglierà mai una renna zoppata. Oh, non ho mai mancato di trainare la slitta di Natale in 12 anni. Scommetto che questo non lo sapevi. Penso che sia una magnifica opportunità per una renna giovane e forte come Vigor. Sarebbe felice di prendere il mio posto. Ho paura che sarà molto difficile per te mantenere il segreto, anche perché Babbo Natale è diventato molto pesante. Cerca di stare a riposo il più possibile. Io devo andare adesso. Babbo Natale sta dormendo, ma presto si sveglierà. Che bel pisolino. Mi chiedo che cosa ci sarà per cena stasera. Sai, pensavo che ti sentiresti molto più in forma la notte di Natale se durante l'anno mangiassi un po' di meno. Molto più in forma? Questa sì che è buona. Bravo, Nicolas, vedo che possiedi il senso dell'umorismo. È importante che Babbo Natale sia spiritoso. Lezione numero 2. Dopo aver raggiunto la cima del camino, devi sapere come scivolare all'interno. Ah! Hai visto? È facile. Ora non ti resta che arrivare in fondo e depositare i regali. Tocca a te. Ora fammi vedere quello che sai fare.
riesco più a uscire! Nicholas, aiutami! E così Waldorf ha i problemi a una zampa? Oh, è un vero peccato. Babbo Natale non tarderà molto ad arrivare ormai. Svelto, Humphrey, c'è bisogno di te! Vi prego, fatemi uscire di qui! Forza, tirate! Nicholas ha ragione, devi cercare di mangiare un po' meno. Il tuo metabolismo non è più quello di una volta ormai. Devi metterti a dieta o la notte di Natale non sarai in forma. Ricorda che devi ancora scegliere la renna che guiderà la slitta. Non è urgente, può decidere più tardi. Il programma è cambiato. Babbo Natale farà la sua scelta fra 3 giorni. Così tu avrai tutto il tempo per ristabilirti, Waldorf. E io cercherò di impedirgli di ingrassare ancora. Ti prego, devi resistere alla tentazione. La signorina Gioiamore dice che dovresti avere più senso del dovere e non cercare di mangiare di nascosto fuori dai pasti. Guarda che non è affatto come pensi. È solo che mi sono perso mentre stavo cercando il bagno. Pesi 25 blocchi di ghiaccio e mezzo, Babbo Natale. Cosa? Non solo non sei dimagrito neanche di un grammo, ma sei ingrassato! Com'è possibile? Ma è nella mia natura essere piuttosto rotondetto. Come potete pretendere che vada contro la mia natura? C'è un'unica soluzione a questo mistero. Qualcuno gli ha passato di nascosto dei rifornimenti alimentari. Ma chi può essere stato? Così sei tu che procuri il cibo a Babbo Natale. Non potrei mai fare una cosa del genere. Già, perché quelli sono stuzzicadenti, immagino. No, no, questo è cibo per me. C'è tanto da fare alla fabbrica di giocattoli che non trovo mai il tempo di pranzare con i miei compagni. Scusami, Humphrey, se ho dubitato di te. E comunque non bastano certo una mela e una coscia di pollo per farlo ingrassare così tanto. Penso che questo possa saziarti, Babbo Natale. Oh, credevano di farmi patire la fame, vero? Beh, grazie a te non ci riusciranno, amico mio. Mi dispiace, Rufus, oggi non ne ho voglia. Che cosa stai cercando di dirmi? Ehi, ma che hai trovato? Che cos'è? Riserve alimentari. Guarda questi due buchi sul fianco della scatola, sembrano segni di corna. Gran bel lavoro, Rufus. Grazie a te ora so chi rifornisce di nascosto Babbo Natale. Mi è venuta un'idea per risolvere tutti i nostri problemi in un colpo solo. Che cosa sta facendo, Humphrey? Dovremmo cominciare senza di lui. Ora vedremo se la mia renna prediletta è ancora la più forte di tutte, altrimenti dovremo sostituirla. Fermi! Che succede? C'è qualche problema, Waldorf? Mi dispiace, le regole sono le regole. La notte di Natale non puoi sempre volare, devi anche essere in grado di trainare la slitta a terra. Dispiace anche a me, però devo sostituirti, Waldorf, e a scegliere il tuo successore tra quelle 3 giovani renne. Non sarà facile. Vediamo un po'. Anghingon, 3 galline e 3 capon. Scelgo Vigor. Lo sapevo. Humphrey!
Scusi il ritardo, signorina Gioiamore, ma ho trovato questa scatola davanti al mio ufficio. E poi, controllando la lista delle provviste, ho scoperto che molte altre scatole erano sparite negli ultimi 3 giorni. Chi è l'incaricato del magazzino delle provviste alimentari? È Vigor. Dimmi un po', Vigor, come mai questa scatola vuota è stata abbandonata in giro e tante altre scatole piene non sono mai arrivate in cucina? Ti rispondo subito. Io non lo so. E comunque non è affar mio, perché da questo momento mi occupo solo di tirare la slitta di Babbo Natale. Un momento! È vero, io gli ho appena dato il posto di Waldorf, perché... Perché ti riforniva di cibo in segreto. Nah, io mangio quanto mi pare. Ora basta, vergognati! Smettila immediatamente o farai una brutta indigestione. Lasci che succeda, signorina Gioiamore. Potrebbe anche farlo rinsavire. Oh, il mio pancino, ai. Avevi ragione tu, Nicholas. Per merito tuo, d'ora in poi mangerà con più moderazione. Oh sì, grazie, Nicholas. Ho capito che non devo esagerare. Puoi ancora mangiare, ma in quantità ragionevoli e seguendo una dieta più sana. L'equilibrio è la cosa migliore. Vedrai, Babbo Natale, quando avrai perso un po' di chili, tornerai in forma come prima e ti sentirai molto meglio. E sarai di nuovo pronto a volare e a saltare di camino in camino. Hai ragione. E devo anche reintegrare Waldorf al suo posto. La sua zampa guarirà sicuramente prima della notte di Natale. A proposito, ho già in mente un nuovo incarico per il nostro giovane Vigor. Quasi quasi mi dispiace per lui. Vuoi stare un po' fermo, Vigor? Ma insomma, mi prude lo zoccolo sinistro, non posso neanche grattarmi. No, no, tutte le renne sulla carta da regali devono stare nella stessa posizione. Quanti rotoli mancano ancora? Solo quelli che vedi laggiù.